Di fronte alla manovra i sindacati si dividono. La CISL scende in piazza il 25 novembre, CGIL e UIL proclamano invece 5 giornate di mobilitazioni con scioperi di 8 ore e manifestazioni a partire dal 17 novembre, uno strappo che Landini ridimensiona. Noi stiamo andando lì sostenendo le cose che unitariamente abbiamo chiesto. Andiamo in piazza anche per la CISL. In tutto sono 58 le piazze interessate. Venerdì 17 sciopereranno le regioni del centro. Nella stessa giornata ad incrociare le braccia saranno i lavoratori dei trasporti e di tutto il pubblico impiego. Fissata la manifestazione a Roma in Piazza del Popolo con i segretari generali Landini e Bombardieri. Lunedì 20 a scioperare sarà la Sicilia, venerdì 24 lo sciopero riguarderà le regioni del nord. Le istanze principali sono sanità, fisco e pensioni. Non c'è, come noi avevamo richiesto, una pensione di garanzia per i giovani, non ci sono risposte per le donne, in modo particolare per Opzione Donna, si peggiorano le condizioni date per poter andare in pensione, cioè se fosse possibile si è riusciti a peggiorare la Fornero. Il 5 dicembre infine a scioperare saranno anche medici e dirigenti sanitari. È subentrata la tagliola che riguarda una grande fetta di medici che dovranno andare in pensione, che subiranno una decurtazione per tutta la loro vita post-lavorativa fino a 1.000 euro al mese pro capite. Questo accentuerà notevolmente la fuga di altri colleghi che sono disposti anche a pagare delle penali pur di uscire dal Servizio Sanitario Nazionale. Questo è il motivo soprattutto per il quale sciopereremo il 5 di dicembre